Parliamo sempre dell'Atalanta, no? Dei numeri dell'Atalanta, del mercato che fa, dei costi, e cioè del miracolo in qualche maniera. C'è un altro piccolo miracolo che è quello del Lecce, perché i numeri, caro Marco Conterio, che saluto, ciao, sono a dir poco commendevoli, Marco, no? I numeri sostenibili del Lecce. Mi piace questo tuo termine, commendevoli. Ciao a tutti. Bello, Marco, bello. Allora, decisamente, perché il Lecce ha il monte ingaggi, visto che spesso parliamo, no, sostenibilità, monte ingaggi e stipendi, pensate un po', 20,8 milioni lordi di monte ingaggi per il Lecce, faccio confronto a Juventus oltre 160, quindi per farvi capire un po' il miracolo veramente che sta facendo la squadra di Sticchi Damiani, di Pantaleo Corvino, che a Firenze le chiamavano le corvinate, cioè giocatori sconosciuti che andava a pescare talenti giovanissimi che poi diventavano giocatori e campioni. L'undici tipo, diciamo così, è costato in cartellini circa 3 milioni. La primavera del Lecce, sulla quale insomma c'è qualche discussione, visto che ci sono tantissimi stranieri, ma tant'è, le regole e le norme lo permettono, vola in testa alle classifiche della primavera, quindi è veramente un miracolo di scouting, di ricerca e di talenti. Ripeto, 20,8 milioni di euro lordi di monte ingaggi sono qualcosa che spesso anche in Serie B non c'è. Grazie Marco, ci vediamo tra poco, caro Dani, però Corvino, anche Marco Tardelli, Corvino ci ha abituati negli anni a questo tipo di lavoro, alla ricerca dei giovani. Ha dimostrato di avere grandissime qualità, di conoscere i giocatori giovani, o lui o chi manda lui per controllarli, gli scout eccetera, ma io credo che veramente si possono fare delle belle squadre, delle buone squadre con pochi soldi. Non dico, e poi vanno in mano ad allenatori bravi che devono completare la formazione. Oggi per esempio Strefezza era in panchina, Strefezza è il miglior giocatore del Lecce di questo campionato, e anche Colombo, a proposito di convocabili, Mi sa che lo scivolone dell'Atalanta. Guardi, io credo che l'Atalanta abbia comunque creato tanto. E chiaramente siamo sempre nel discorso dei giovani che fanno fatica ad avere continuità. Però Højlund continua ad essere un giocatore superiore per me. Andiamo da Piero.